La Terra. 7 miliardi di persone la abitano e questo numero continua ad aumentare. Nel 2008 il numero di abitanti delle città ha superato quello degli abitanti delle campagne. Insieme alla popolazione aumenta anche la richiesta di suolo urbano. Il pianeta dei prossimi decenni sarà disseminato di grandi città. Aumentare il suolo urbanizzato significa però diminuire il suolo agricolo. Se vogliamo capire quanto la Terra potrà continuare a sfamare la sua popolazione, dobbiamo allora domandarci quanto cresce la popolazione, quanto aumenta il suolo urbano a causa dell'aumento demografico, quanto diminuisce il terreno agricolo. Bisogna comprendere se il processo di crescita delle città e quello di diminuzione delle campagne possa raggiungere un equilibrio e quando questo equilibrio verrà raggiunto. La città consuma, produce scorie e cresce. Un processo metabolico simile a quello di un organismo vivente, ma non sappiamo se il metabolismo urbano sia sostenibile come quello di un sistema biologico. Come si misura la relazione tra la popolazione e il suolo antropizzato? I dati mostrano che questa relazione segue una legge, detta legge di scala, che descrive per mezzo di un indice beta quanto suolo venga condiviso grazie a infrastrutture, dotazioni e servizi. Si può allora prevedere quale porzione del pianeta sarà complessivamente urbanizzata fra 50 anni? Possiamo supporre che il suolo agricolo disponibile produca il cibo per mantenere la popolazione esistente e il cibo necessario per farla crescere. L'aumento della popolazione determina la diminuzione della campagna e della possibilità di produrre nuove risorse alimentari. Questo processo tende a un limite, chiamato capacità portante, un limite oltre il quale l'espansione della popolazione comporterebbe una carenza di risorse alimentari. La soglia critica del limite tra la città e la campagna è determinata dall'indice beta della legge di scala. La capacità portante dipende dal tasso di crescita della popolazione e dal tasso di urbanizzazione del suolo agricolo. Qual è il limite di questo processo? Esaminiamo l'indice beta. Se questo numero è piccolo, il numero delle persone che possono abitare le città e avere cibo sufficiente è grande. Ma se l'indice aumenta, la capacità portante collassa rapidamente. Questo limite dipende anche dalle abitudini alimentari. Un vegetariano arriva a utilizzare 5 volte meno terreno agricolo di chi si nutre principalmente di carne. Una città di carnivori si espande poco, ma può ospitare pochi individui e ha bisogno di grandi aree di pascolo. La crescita della città ha sempre un limite, poiché consuma terreno che può essere utilizzato per produrre cibo. Se la legge di scala permette di misurare il consumo del suolo al crescere della popolazione, allora è possibile pianificare una città che si sviluppi in modo sostenibile. Quando la crescita della popolazione non è sostenibile, è necessario intervenire con strategie di riorganizzazione urbana. Strategie che riducano l'indice della legge di scala cercando di portarlo ad un valore più piccolo di 0,5. Nel mondo attuale, questo numero è pericolosamente vicino alla soglia critica. Come fare per portarlo a valori più bassi? Una possibilità è quella di ridurre l'espansione delle città e il consumo di nuovo suolo, introducendo un confine tra la città e la campagna, fermando l'espansione della città diffusa. Inoltre, la città deve essere riorganizzata al suo interno, con l'aumento degli spazi comuni, la razionalizzazione delle infrastrutture, il riuso di aree dismesse, la realizzazione di aree verdi e orti urbani. È necessario ridurre il valore di beta per aumentare la resilienza delle grandi città. È questa la sfida che nei prossimi 50 anni un pianeta di città pone alla comunità scientifica e all'intera popolazione.